vado di nuovo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio, catenella di separazione, salto una maglia, entro una successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva, realizzo una maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Salto le due maglie alte chiuse insieme, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione. Salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella maglia del ventaglio e vado a fare una maglia alta. Quindi ripeto, questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Andiamo a terminarlo entrando nell'archetto di una catenella e facendo una maglia alta. Catenella di separazione, entriamo nella terza catenella che qui voleva la nostra prima maglia alta iniziale e andiamo a fare una maglia bassa. Se non vi piace la maglia bassa, potete fare tranquillamente una maglia bassissima, come preferite. Adesso possiamo andare a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Entriamo dentro l'archetto e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie alte non chiuse, 2 catenelle di separazione, vado nel primo archetto di una catenella e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Scusate, mi devo tirare un po' di filo. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, prendo il filo, questa volta vado nella maglia alta prima delle due maglie alte chiuse insieme e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Prendo il filo, salto le due maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta successiva e di nuovo realizzo 2 maglie alte non chiuse, una, 2. Chiudo le 4 maglie alte insieme, 2 catenelle, una, 2. Salto il primo archetto di una catenella, entro nel secondo e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e due, e le chiudo insieme. 2 catenelle, una, due, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due, le chiudo insieme. 2 catenelle e 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2 e le chiudo insieme. E adesso si ricomincia da capo. Scusate, mi tiro ancora un po' di filo perché altrimenti... Eccomi. E quindi andiamo a fare 2 catenelle di separazione, vado nel primo archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2 e le chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, una, 2, vado dove ho la prima maglia alta prima delle due maglie alte non chiuse e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado una maglia alta successiva e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Chiudo le 4 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, salto il primo archetto, entro nel secondo di una catenella e di nuovo da fare 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, le chiudo insieme, 3 catenelle, prendo il filo, rientro e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, 1, 2 e le chiudo insieme. Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il nostro terzo giro. Quindi facciamolo ancora insieme per poter poi terminare il giro e farvi vedere il quarto e ultimo giro. 2 catenelle di separazione. Entro nel primo archetto e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e due.
le chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, vado nella prima maglia alta, prima delle due maglie alte chiuse insieme, vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due, salto le due maglie alte, vado in quella successiva e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. 2 catenelle, salto l'archetto, entro nel successivo e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. 2 catenelle e ci ritroviamo a chiudere il giro e andiamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due, le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte iniziali chiuse insieme, vado a fare una maglia alta. Ripeto, facciamo questo in modo tale da non creare spostamento della lavorazione. E quindi possiamo andare a fare il nostro quarto e ultimo giro. O vi alzate con una catenella o entriamo dentro e andiamo a fare 3 maglie alte, 3 maglie basse, una, due, e 3. Vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie basse, una, due. Archetto successivo, di nuovo 2 maglie basse, una, due. Vado tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia bassa. Archetto successivo, di nuovo 2 maglie basse, una, due. Archetto di 2 catenelle, di nuovo 2 maglie basse, una, due. Nell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare invece 5 maglie basse, una, due, tre, quattro, cinque. E si ricomincia da capo. Quindi 2 maglie basse in ogni archetto di 2 catenelle, una, due. Archetto successivo di nuovo 2 maglie basse, una, due. Andiamo tra le due maglie altre, tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia bassa. E di nuovo archetto di 2 catenelle, 2 maglie basse, una, due. Archetto successivo, 2 maglie basse, una, due. Siamo nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare le nostre 5 maglie basse, una, 2, 3, 4, 5. Archetto di 2 catenelle, 2 maglie basse, una, 2. Archetto successivo, 2 maglie basse, una, 2. Vado tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia bassa. 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, una, 2. Ancora 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, una, due. Quindi questo lo dobbiamo ripetere per tutto il nostro quarto giro. Andiamo a chiudere il quarto giro entrando nell'archetto. Avevamo fatto 3, ne dobbiamo fare 5 come abbiamo fatto con questo, quindi dobbiamo fare altre 2 maglie basse, una e due. Entriamo nella prima maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi, come potete vedere, questi sono i nostri quattro giri. Adesso si ricomincia dal primo. Ve lo faccio rivedere un attimo, visto che comunque abbiamo una base diversa. Quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle, che sono una prima maglia alta del ventaglio. Adesso dobbiamo andare a fare 5 maglie alte, una in ogni maglia bassa. Quindi una, due, tre, quattro e cinque. Entriamo nella maglia bassa successiva e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Saltiamo una maglia bassa, entriamo nella successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. Di nuovo 5 maglie alte. Scusate, tiro un po' il filo, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Ci troviamo quindi dove abbiamo la terza delle nostre 5 maglie alte, andiamo a fare il ventaglio. Una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. E di nuovo andiamo a fare le nostre 5 maglie alte. Quindi vedete, semplicissima, questa è la lavorazione. Ora ve la faccio vedere meglio qui con il Color World.
viene in questa maniera. Vedete, sono un po' più ciccione le nostre maglie alte chiuse insieme, alcune proprio perché il filato, come vi ho mostrato prima, ha questa particolarità di avere dei punti un po' più larghi e dei punti un po' più stretti, quindi è veramente fantastico questo filato. Detto ciò, vi ricordo che ho montato 140 catenelle, vi dirò quante volte ho ripetuto questi 4 giri e come procedere poi per la lavorazione. Ho ripetuto i miei 4 giri per 8 volte, quindi dal basso fino ad arrivare all'alto, ho ripetuto i 4 giri 8 volte e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori, io sono andata a contarmi le mie punte e le ho divise. Io ne ho un totale di 10, quindi ne ho messe 4 avanti, 4 dietro e una punta sui fianchi, quindi lateralmente, quindi una e due. 4 avanti e 4 dietro. Mi raccomando, se avete quello dispari, mettetelo sempre sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più. E per mettere il marcatore, io sono andata a metterla qua sulla terza delle mie 5 maglie, scusate, non si vedeva, sulla terza delle mie 5 maglie basse. Stessa cosa anche qui. Sono andata a mettere il marcatore sulla terza maglia bassa delle 5, in modo da avere giusto la metà. Adesso vi farò vedere come andare a lavorare sempre i nostri giri, ma non più in tondo, ma in giri di andata e ritorno. Lavoreremo sempre con l'uncinetto numero 5, quindi posso iniziare normalmente come ho sempre iniziato il mio primo giro. Quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e poi vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e 5, e poi vado a fare la mia maglia alta non chiusa, salto una maglia bassa, vado nella successiva di nuovo una maglia alta non chiusa e le chiudo. Quindi procedo normalmente con il primo giro. Adesso vado a fare di nuovo le 5 maglie alte e quando sto per arrivare alla fine vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo. Sto per arrivare alla fine del giro, ho fatto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare le mie 5 maglie alte, una, 2, 3, 4 e 5 e vado a fare l'ultima maglia alta dove ho messo il marcatore. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e andiamo a realizzare. E andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Ora devo andare a fare le mie 5 maglie alte facendo in questa maniera: 2 maglie alte sopra la e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Adesso vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato il mio secondo giro. Catenella di separazione, scusate, il mio sì, secondo giro. Catenella di separazione, salto una catenella e una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a realizzare una maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Maglia alta successiva, una maglia alta. Quindi adesso io continuo a lavorare normalmente il mio secondo giro fino ad arrivare a farvi vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Sto per terminare anche il mio secondo giro, ho fatto una catenella, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro dentro la catenella e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e due, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme.
Quello che vado a fare adesso lo dovrò fare per tutto il giro, quindi vado normalmente a fare il mio terzo giro, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta prima delle due maglie alte chiuse insieme e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Salto le due maglie alte chiuse insieme, vado alla maglia alta successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle, salto un archetto, ricomincio da capo. Quindi adesso io vado a lavorare normalmente il mio terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come andare a fare poi il nostro quarto e ultimo giro. Quindi continuo a lavorare normalmente il mio terzo giro. Sto terminando anche il mio terzo giro, ho fatto le due maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, entro nell'archetto e di nuovo da fare le mie due maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione, entro dove ho la terza maglia alta, la terza catenella e vado a fare una maglia alta. Adesso mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto e ultimo giro. O mi alzo con una catenella o vado direttamente dove ho la maglia bassa e la maglia alta e faccio una maglia bassa. 2 maglie basse nell'archetto di una catenella e poi andiamo a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. 2 maglie basse in ogni archetto di 2 catenelle. E una maglia bassa tra le due maglie alte chiuse insieme e tra i due gruppi di due maglie alte chiuse insieme. Di nuovo 2 maglie basse in ogni archetto di 2 catenelle, 5 maglie basse nell'archetto di 3 catenelle. Continuo così per tutto il mio quarto e ultimo giro. Vi farò vedere come terminarlo e poi naturalmente si ricomincerà dal primo. Quindi questo è il giro che faremo. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto le ultime 2 maglie basse, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie basse e una maglia bassa all'interno della terza catenella e adesso si ricomincia da capo. Quindi questi sono i giri che faremo in andata e ritorno, questi 4 giri. Io arriverò fino all'altezza delle spalle, vi dirò quante volte l'ho ripetute, però penso che forse verso la fine farò 2 giri dove non lavorerò per tutta la larghezza ma soltanto su una piccola parte per creare delle micro spalline e avere il collo un po' più a quadrato, mettiamola così. Quindi io adesso continuo a lavorare, naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto questi 4 giri, se alla fine sono andata a fare o meno queste micro spalline, però naturalmente le farò solo sul davanti. Dunque, alla fine ho fatto 3 motivi, quindi ho ripetuto i 4 giri per 3 volte, però l'ultimo giro del terzo motivo ho lavorato solo su 10 centimetri. Vedete, ho fatto le maglie basse fino a fermarmi dove ho il primo ventaglio. Stessa cosa da quest'altra parte, mentre dietro ho fatto tutto il giro da destra verso sinistra, quindi alla fine non mi sono andata a fare le mini bretelle perché comunque mi piaceva come stava venendo questo gioco, quindi ho deciso di lasciarlo così. Per quanto riguarda la manica, adesso ve la faccio vedere insieme, però ne ho già fatta una in modo tale da vedere un po' la lavorazione come veniva e mi piace come è venuta, quindi adesso insieme vi farò vedere come rifare il primo giro, andremo a lavorare in tondo e vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo in senso orizzontale, quindi quante punte avrò, quindi qui vedete già ve lo posso dire in realtà perché ne avrò 3, 1, 2, 3, quindi adesso vi faccio vedere come andare a fare la lavorazione. Quindi io mi aggancio da sotto, vedete qui dove ho cucito la spalla, quindi mi aggancio qui sotto e vado a fare le mie prime 3 catenelle. Che sono, diciamo, la nostra prima maglia alta. Adesso dobbiamo andare a fare le nostre solite 5 maglie alte, quindi vado nella maglia alta qui orizzontale, vado a fare la prima maglia alta, vado nell'archetto nel foro piccolo e faccio la mia seconda maglia alta, vado nella maglia alta orizzontale, faccio la mia terza maglia alta, vado nel foro piccolo e faccio la mia quarta maglia alta,
vado nella maglia alta orizzontale, faccio la quinta maglia alta. Adesso devo fare 2 maglie alte chiuse insieme. Rientro sempre qui dove ho la maglia alta orizzontale e faccio la mia prima maglia alta non chiusa. Vado direttamente nel forolino qui piccolo, quindi vedete, salto questo forellino, salto la maglia alta, vado nel forellino piccolo e faccio una maglia alta non chiusa. Chiudo insieme e ricomincio a fare le mie 5 maglie alte, una dove ho la maglia alta orizzontale, una dove ho il mio forellino piccolo. Quindi 3, 4 e 5. E nel foro piccolo vado a fare la mia maglia alta. Ops, perché ho fatto una mia maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta e di nuovo 5 maglie alte. Quindi continuo a lavorare così, come vi ho detto, io poi chiuderò e avrò come chiuderò il tondo come abbiamo fatto sempre per la parte di sotto, quindi non ve lo faccio rivedere. Io mi troverò con 3 punte. Per una taglia M dovreste trovarvi almeno con 4 punte in modo tale che la maglia venga bella larga. Quindi giostratevi bene in modo tale comunque qui da poter finire che dovete fare la maglia alta, la catenella e la maglia bassa per chiudere la lavorazione. Quindi dovete terminare con 5 maglie alte e andare qui a fare la vostra maglia alta, catenella, maglia bassa per chiudere la lavorazione. Ah, non vi ho detto che io i 4 giri li ho ripetuti per 10 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Non volevo finire con la maglia bassa, ma volevo finire con la maglia alta per averla un po' più morbida. Quindi, ripeto, io ho ripetuto i 4 giri per 10 volte e quindi adesso finirò di fare anche l'altra manica e la mia maglia sarà così terminata.